Eccoci in questa prima lezione del corso su YouTube. Perché investire su YouTube? In questa prima lezione del corso su YouTube vedremo il motivo per il quale dovresti iniziare ad investire su YouTube come piattaforma. Cos'è che rende YouTube diverso dagli altri social? YouTube, a differenza degli altri social, è un social complesso, un social in cui crescere ed emergere non è poi così facile. Non è un social semplice, bisogna dedicarci tanto tempo, impegno e costanza, oltre anche a tanta voglia di migliorarsi e studiare tutte le analytics per vedere cosa si può migliorare. A differenza però di tutte le altre piattaforme, YouTube è il social che nel lungo periodo ci può dare e ti può dare i maggiori risultati in termini economici. YouTube è un vero e proprio strumento per fare business che, se usato nel modo corretto a livello di investimento sul nostro personal brand e quindi sulla nostra immagine, può fare veramente, veramente la differenza. Su YouTube andiamo a consolidare quella che è un'immagine molto più credibile di noi stessi e più solida rispetto quindi alla maggior parte di tutti gli altri social. Vediamo insieme alcuni motivi per cui dovresti iniziare oggi ad investire su YouTube. Punto numero 1. YouTube è il miglior posto dove pubblicare long form content, quindi contenuti in formato lungo. Non c'è nessun'altra piattaforma al pari di YouTube in questo senso. Se pubblichi un video di 30 minuti su YouTube, è molto facile e probabile, proprio per la natura di questo social e del suo formato, che il tuo contenuto venga visto per intero. Facebook e Instagram, ad esempio, invece, per loro natura, prediligono contenuti più brevi. E già di per sé gli utenti che si trovano in queste piattaforme sono molto meno disponibili e predisposti a guardare un video che duri tecnicamente più di 3 minuti. Quindi l'opportunità di poter creare contenuti lunghi offre tantissimi vantaggi ed in primo luogo è appunto che le persone che guarderanno i nostri contenuti video passeranno un sacco di tempo con noi, perché tendenzialmente, ipotesi che se qualcuno inizia a guardarsi 2-3 volte a settimana un nostro contenuto da 10-15 minuti, significa che in una settimana ha passato ben 45 minuti del loro tempo con noi. Questo tempo passato insieme va a consolidare una sorta di relazione con il pubblico, che è l'elemento caratterizzante proprio dei contenuti su YouTube. Punto numero 2. Google è il più grande motore di ricerca. Anche questo dettaglio non è assolutamente da sottovalutare. YouTube funziona come Google, anzi possiamo tranquillamente dire e affermare che YouTube è la versione video di Google. Ogni giorno su Google vengono fatte circa 3 miliardi e mezzo di ricerche e spesso queste ricerche portano proprio a contenuti video presenti su YouTube. Gli altri social non sono dei motori di ricerca, al momento perlomeno, e soprattutto non mostrano i tuoi contenuti come contenuti consigliati. Altra cosa da non sottovalutare è il fatto che tutte le ricerche che provengono da Google sono ricerche frutto di una domanda consapevole. E ciò significa che con un nostro contenuto potremmo quindi intercettare un problema che le persone stanno cercando di risolvere proprio in quel preciso momento. Punto numero 3. YouTube è gratis. Su YouTube possiamo passare ore a formarci in maniera completamente gratuita ed eventualmente, se proprio non vogliamo essere interrotti dalla pubblicità, potremmo decidere di investire in YouTube Premium per pochi euro al mese. Quindi su YouTube possiamo davvero seguire dei corsi di formazione professionali a costo zero. Punto numero 4. YouTube sta pian piano sostituendo quella che è la televisione. Sempre più persone, anche le generazioni più adulte, che avevano l'abitudine di guardare la TV, stanno passando sempre più tempo su YouTube e ne ho la riprova anche sul mio canale. La cosa bella di YouTube è che, qualunque sia il nostro interesse, possiamo trovare un video specifico e soprattutto possiamo trovarlo nel momento in cui lo vogliamo trovare. Qualunque sia la nostra passione, troveremo sicuramente qualcuno disposto a spiegarci come fare una determinata cosa. Quindi il mio consiglio è quindi di considerare YouTube come se fosse una nostra emittente televisiva privata. Quindi ipotizziamo che quando apriamo un canale YouTube è come se stessimo investendo per aprire un canale televisivo e stiamo su di questo programmando quello che è un nostro palinsesto di programmazione dei contenuti. Punto numero 5. Su YouTube ognuno di noi è libero di esprimersi per quello che è realmente. C'è una barriera molto piccola tra l'autore del video e colui che lo guarda.
Ovviamente invece questo tipo di situazione non si può verificare, non si verifica in ambito televisivo, un ambito dove questa barriera appunto è molto più ampia. Per questo video è tutto, noi ci vediamo nel prossimo video.